Guardando le persone a scuola e in ufficio, mi accorsi che erano tristi. E allora capii che avevano perso la felicità perché i 40 UFI avevano preso loro tutti i libri che parlavano di cose che rendono felici. Allora mi trasformai in un enorme razzo rosso e li portai sulla luna per cercare i libri della felicità. Atterrato, mi trasformai in un treno per circolare sopra il terreno lunare. A un tratto sbattei su un gigantesco, durissimo e scottante cumulo di pollo arrosto dove sotto c'erano i libri. Allora mi trasformai in un bulldozer e spinsi via il gigantesco cumulo di pollo e tirai fuori i libri. Appena aprii i libri, delle fortissime luci uscirono da loro. Erano tutti della medesima intensità e illuminarono tutta la luna. Io convinsi le persone a leggere i libri e dopo averli letti tutti, le persone cambiarono. Diventarono più pimpanti e più felici ed erano più diverse. Avevano cambiato l'espressione del viso. Caricammo i libri su appositi carri coperti ferroviari e io, trasformato di nuovo in treno, li trainai tutti e mi sollevai dal suolo lunare sotto quel peso perché i libri avevano le copertine fatte d'oro lucido e massiccio. Arrivato sulla superficie della Terra, aprì il paracadute e atterrammo lenti. Ognuno prese il suo libro e se lo portò a casa. E sapete la parte migliore? Anch'io ho un libro della felicità.